iniziamo. Buongiorno a tutti, oggi utilizzeremo questo live per presentare il corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente, un corso di laurea triennale che afferisce al Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e di cui sono il presidente. Inizialmente vorrei, cioè, mi fa piacere mostrarvi un video che presenta l'Università del Salento. Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente ha una durata triennale su 180 CFU, è un corso d'accesso libero con un test che è solo valutativo e si svolgerà da quest'anno a distanza su quattro discipline principali che sono la fisica, la chimica, la biologia e la geologia, le scienze della terra. Il test è composto da 40 domande a risposta multipla, a cui viene attribuito molto semplicemente un punto per ogni risposta esatta, meno 0,25 per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta non data. Da quest'anno, appunto, il test sarà svolto appunto a distanza e sarà effettuato a partire da luglio, man mano che si verranno perfezionate le immatricolazioni. Perché studiare scienze ambientali? L'attenzione verso i problemi ambientali ormai è diventata parte del linguaggio comune. Numerose sono le riviste internazionali che si occupano di problemi ambientali. Come vedete, no, portano alla ribalta l'importanza di gestire in modo sostenibile le risorse ambientali, ridurre l'inquinamento, sviluppare le energie rinnovabili, garantire l'impollinazione ad opera delle api. Il 70% dell'agricoltura e della produzione agricola dipende appunto dalle api. Impedire lo scioglimento dei ghiacciai, combattere il cambiamento climatico e non da meno importante il Global Strike for Future, a cui sicuramente avete preso parte quali studenti delle scuole superiori. Il corso di laurea ha come obiettivo formativo quello di fornire una visione sistemica delle attività antropiche integrate con le dinamiche naturali, quindi l'uomo è strettamente interconnesso con l'ambiente, con la natura, e quindi la natura è l'ambiente che viene analizzato sia nella componente biologica che nella componente abiotica. Abbiamo, diciamo, in questo corso l'obiettivo anche di formare una serie di skills, di capacità di collaborare in attività di valutazione e monitoraggio ambientale, capacità di fare team in gruppi di lavoro, capacità di progettare sistemi di gestione ambientale sostenibile. Le aree di apprendimento che compongono il corso di laurea sono sei: abbiamo un'area biologica, un'area ecologica, un'area delle scienze della terra, un'area chimica, un'area fisico-matematica e un'area economico-giuridica. Queste sei aree non vanno viste in maniera distinta, ma sono tutte interagenti e integrate tra loro per proprio fornire una, diciamo, formazione integrata nell'approcciarsi alle problematiche ambientali.
Per quanto riguarda l'area biologica, quest'area di apprendimento ha l'obiettivo di sviluppare conoscenze e comprensione sia della biologia che della fisiologia animale e vegetale, che sono necessarie per operare con diversi ruoli negli ambiti delle scienze e tecnologie ambientali. Tra le eccellenze di quest'area ci sono docenti di fama internazionale nel campo della biologia ambientale applicata, della biologia marina, della fisiologia ambientale e vegetale. Abbiamo diciamo, anche docenti che svolgono importanti ruoli istituzionali all'interno dell'Università del Salento, abbiamo il direttore e direttrice dell'orto botanico, abbiamo il coordinatore del dottorato di ricerca in scienze e tecnologie biologiche ed ambientali, il presidente del presidio della qualità, oltre a numerosi coordinatori di progetti nazionali e internazionali diciamo, focalizzati nel campo delle scienze ambientali. Passando all'area ecologica, quest'area è fortemente, diciamo, focalizzata su aspetti connessi al funzionamento dei sistemi ecologici, all'ambiente come sistema complesso, all'ecologia applicata, una pianificazione sostenibile, sia in ambiente acquatico che in ambiente terrestre. I docenti di quest'area svolgono numerose attività di ricerca di rilievo nel campo delle scienze ambientali, con particolare riferimento alla salute degli ecosistemi, all'ecologia delle acque interne, alla relazione che c'è tra biodiversità e servizi ecosistemici e a una, diciamo, branca dell'ecologia diciamo, che si focalizza sull'energetica e quindi sui flussi di materia ed energia tra le varie componenti che costituiscono l'ambiente, ma anche sui sistemi socio-ecologici che vedono la stretta relazione tra l'uomo e l'ambiente, il capitale naturale come supporto alla qualità della vita della popolazione umana e la dinamica di paesaggio con l'uso del remote sensing sulla base di utilizzando immagini satellitari o foto aeree. Entrambi i docenti che fanno parte di quest'area ecologica, diciamo, prendono parte, hanno ruoli di prestigio in numerose associazioni scientifiche nazionali ed internazionali e hanno anche, svolgono ruoli importanti dal punto di vista istituzionale nell'ambito dell'Università del Salento. Passando all'area Scienze della Terra, adesso vi mostrerò un video che a cura del professor Lionello proprio sulle principali i principali campi di ricerca dell'area. Il pianeta Terra, un complesso insieme di sistemi che interagiscono a molteplici scale spazio-temporali. Le scienze della Terra includono temi di ricerca disparati e appassionanti. Con la nostra ricerca, al Disterra, cerchiamo risposte a domande di grande interesse scientifico e rilevanza pratica. Ci occupiamo di clima, morfologia del territorio, idrologia e ambiente urbano. Il cambiamento climatico in atto. Come sta cambiando il clima del pianeta, del bacino del Mediterraneo e della Puglia? L'evoluzione del clima. Quali saranno gli effetti dei cambiamenti climatici, dell'innalzamento del livello del mare sulle coste italiane? Saremo davvero esposti a siccità e precipitazioni estreme? L'idrologia del sottosuolo pugliese. Come sfruttare in maniera sostenibile le riserve idriche sotterranee, l'unica strategica risorsa di acqua potabile presente nella nostra regione? Alcune foto che mostrano la complessa morfologia delle coste pugliesi, testimonianze del passato e di maremoti che sono stati in grado di spostare masse enormi. Come evolve il paesaggio? Quali altri pericoli per l'uomo comporta la dinamica geologica del pianeta? Come valutare e prevenire rischi geologici, per esempio quelli legati agli eventi di maremoto? Infine, l'ambiente delle nostre città. Come ci è familiare nella nostra quotidianità, con alcuni strumenti per l'osservazione del microclima? Come dovrà cambiare l'organizzazione delle nostre città per mitigare il crescente riscaldamento e l'inquinamento dell'ambiente urbano? Nella nostra didattica introdurremo questi argomenti che ci appassionano e vi daremo gli strumenti per comprendere e fronteggiare i rischi a cui siamo esposti. Passando all'area chimica, vi mostrerò un video del professor Salomone, docente di chimica organica, che presenterà le attività di ricerca dell'intera area di apprendimento chimica.
I corsi di chimica aiutano i laureati in scienze ambientali ad acquisire competenze su tematiche attuali, quali ad esempio inquinamento, crisi energetica, cambiamenti climatici. Il tutto per arrivare ad uno sviluppo sostenibile. Quando la natura deve fare qualcosa di complicato, usa ioni metallici. Lo studio delle interazioni degli ioni metallici con i sistemi biologici, effettuato con tecniche avanzate di metabolomica e metabolica, costituisce uno dei punti di forza dei corsi di scienze ambientali di Unisalento. Nel laboratorio di chimica organica avrete la possibilità di studiare nuovi processi di sintesi di molecole organiche, all'insegna di una chimica verde, basata sulla catalisi, che riduce la produzione di rifiuti, e sull'impiego di solventi di origine naturale, non tossici e biodegradabili, nel rispetto della salute dell'uomo e dell'ambiente. I docenti di chimica fisica del corso di studi in scienze ambientali sono impegnati nello sviluppo di nuovi materiali per il fotovoltaico di terza generazione e per la decontaminazione smart delle acque. Inventare nuovi strumenti di analisi chimica per inquinanti come metalli tossici in acqua o residui di antibiotici in alimenti è fondamentale, perché queste sostanze sono pericolose anche in piccolissime quantità. Il gruppo di ricerca di chimica analitica, in collaborazione con gruppi internazionali ed industriali, sviluppa sensori elettrochimici a questo scopo. Infine, il gruppo di chimica ambientale studia gli inquinanti, con le loro sorgenti in aria, acqua e suolo, quindi il loro trasporto e l'impatto sull'ambiente. E numerose sono anche le applicazioni dell'area fisico-matematica all'ambiente che sono presentate in un video a cura della professoressa Tiziana Siciliano. Gli insegnamenti di fisica forniscono agli studenti di scienze ambientali le conoscenze per la comprensione e l'interpretazione dei fenomeni fisici legati ai problemi ambientali. Uno dei contributi riguarda lo studio delle particelle inquinanti presenti in atmosfera. Sono particelle piccolissime che non vediamo ad occhio nudo né con un microscopio ottico, ma la loro analisi può essere effettuata con un microscopio elettronico come questo, che utilizza come sorgente luminosa un fascio di elettroni. Il microscopio elettronico permette di caratterizzare morfologicamente e chimicamente le particelle, cioè osservare la loro forma e identificare gli elementi chimici di cui esse sono costituite. Elaborando statisticamente i dati è possibile individuare le sorgenti emissive, sia naturali sia antropiche, e sono proprio quest'ultime che devono essere controllate e monitorate per ridurre il loro impatto sull'ambiente. Le ulteriori attività di ricerca dell'area fisico-matematica saranno presentate come attività di competenza del CEDAD dell'Università del Salento. Passo adesso la parola alla professoressa Alessandra Tafuro, che ci descriverà le principali tematiche trattate dall'area economico-giuridica in campo ambientale. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Anche le materie economico-aziendali, come quelle giuridiche, contribuiscono a meglio definire l'approccio sostenibile con il quale studiare la questione ambientale. È sufficiente considerare che per tutelare l'ambiente, per garantire il benessere delle generazioni attuali e di quelle future, occorre stabilire delle regole che il diritto, con apposite norme, traduce in divieti, obblighi, sanzioni, controlli. Sono ormai all'ordine del giorno le notizie relative ai danni ambientali causati non solo dalle aziende, ma anche dai singoli privati. Basti pensare agli illeciti compiuti nella gestione dei rifiuti o alle violazioni in materia di edilizia, agli scarichi fuori norma, oppure agli ecoreati in termini di disastro ambientale o omessa bonifica. Tutti comportamenti non corretti a danno dell'ambiente, della salute e dei cittadini, dovuto spesso a due cause. La prima insita nell'ignoranza che si riscontra anche negli stessi rappresentanti legali di molte aziende, soprattutto rispetto a questi illeciti. La seconda, certamente più importante, è insita nell'assenza di figure professionali idonee a supportare processi decisionali adottando una vision pro ambiente. L'economia circolare rappresenta una possibile strada da percorrere per passare da un vecchio e obsoleto modello economico con il quale si dissipavano le risorse ad un modello nuovo
che riconsidera e ripensa attentamente la gestione della fase produttiva, la catena degli approvvigionamenti, delle materie prime, fino al recupero dei beni attraverso politiche di riparazione, riciclaggio, riuso. La proposta e la condivisione di questo nuovo modello nell'ambito dei nostri corsi di scienze ambientali è importante, ma soprattutto naturale. Parliamo di un tema che sì di natura economica, ma che prende spunto dalle scienze ambientali, quale la biologia, e poggia su numerose discipline, quali ad esempio l'innovazione. A riguardo, è importante incentivare e premiare comportamenti virtuosi, promuovendo in questo modo l'adozione spontanea di condotte ecologicamente orientate. E in questo ambito, evidentemente, un approccio basato sulla responsabilità sociale delle aziende, che punti all'utilizzo di una vision strategica basata sul rispetto non soltanto della componente ambientale, ma evidentemente anche della componente sociale. Parliamo dunque di un processo di cambiamento culturale e operativo verso il sistema più responsabile, che è possibile solo attraverso l'ausilio di una serie di strumenti contabili. Si pensi ad esempio alla contabilità ambientale, quanto strumenti strategici come ad esempio l'incremento degli appalti verdi sostenibili o il ricorso alle certificazioni ambientali. In tale contesto, le aziende, sia pubbliche che private, non si prestano ai nostri studenti soltanto ospitandoli con i tirocini curriculari, ma divengono anche principali interlocutori con i quali i nostri laureati possono interfacciarsi in veste di consulente o professionisti del settore, oppure come dipendenti qualificati. Il consiglio che mi sento di dare è proprio quello di intraprendere un percorso di studi che punti ad una formazione specialistica nelle scienze ambientali e che attraverso un approccio multidisciplinare consenta di integrare le conoscenze scientifiche con quelle manageriali e di natura giuridica. Passando a quello che è il futuro di un laureato in scienze tecnologiche per l'ambiente, il laureato ha davanti a sé numerose alternative. Sicuramente l'iscrizione a un corso di laurea magistrale, il nostro corso di laurea magistrale di riferimento è denominato Scienze Ambientali, e si prefigura come un completamento degli studi, oppure può scegliere di frequentare un master di primo livello, e sono numerosi i master di primo livello che vengono attivati ogni anno nell'Università del Salento, o tirocini aziendali pre e post laurea, esperienze lavorative o l'iscrizione all'AUL. Il corso di laurea permette di iscriversi a 4 differenti albi professionali: pianificatore junior, biologo junior, agrotecnico laureato, perito a grado laureato. Per quanto riguarda invece il corso di laurea magistrale, anche questo corso ha numerose possibilità. Sicuramente la partecipazione a un dottorato di ricerca. 2 sono i dottorati di ricerca che sono maggiormente di riferimento per i laureati in scienze ambientali: il dottorato in scienze e tecnologie biologiche ed ambientali e il dottorato in nanotecnologie. Oppure è possibile scegliere un master di secondo livello, e anche in questo caso ce ne sono numerose attivate ogni anno in università, o rivolgersi verso esperienze lavorative. Per quanto riguarda i laureati in scienze e tecnologie per l'ambiente, tendenzialmente essi scelgono di completare gli studi iscrivendosi a un corso di laurea magistrale, mostrando alti livelli di soddisfazione nei confronti del corso di laurea triennale, che nel 2018 ha raggiunto il 100% di soddisfazione. Passando adesso alle strutture di riferimento del corso di laurea, se ne annoverano 3: l'ortobotanico, il CEDAD, che è il Centro di Fisica Applicata, Datazione e Diagnostica, e il Museo dell'Ambiente. Per l'ortobotanico adesso vi mostrerò un video a cura della direttrice dell'orto, professoressa Antonella Albano. In realtà non si tratta proprio di una vera e propria struttura, ma è più che altro un laboratorio all'aperto. L'Orto Botanico è uno dei 7 musei del sistema museale dell'Università del Salento. La sua istituzione è abbastanza recente, ha infatti poco meno di 30 anni. È situato nel campus Ecotecne, accanto al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, ed ha un'estensione di quasi 2 ettari. È un museo all'aperto di collezioni di piante viventi,
e da sempre si occupa di tutela e conservazione della biodiversità vegetale del territorio attraverso la ricerca, la didattica, sia quella scolastica che universitaria, la divulgazione e l'educazione ambientale. Le collezioni tematiche di piante si articolano lungo un percorso che nella prima parte riproduce alcuni degli aspetti tipici del paesaggio salentino, come la macchia mediterranea, i prati, i luoghi umidi, poi a seguire dei campi catalogo a tema, come ad esempio quello delle varietà fruttifere antiche o delle piante rare. Ogni collezione è accompagnata da un pannello informativo. Ogni pianta esposta è corredata di un'etichetta che riporta il nome scientifico in latino, il nome italiano, la famiglia, l'habitus e l'area di distribuzione. Infine, l'ultima parte dell'orto è dedicata alle attività di propagazione e comprende un'area vivaio, l'orto agrario e una serra. Per quanto riguarda invece la presentazione del Centro di Fisica Applicata, datazione diagnostica, coordinato dal professor Lucio Calcagnile, vi mostro un servizio che qualche tempo fa è andato sul TG. Negli anni della Guerra Fredda si susseguirono in varie parti del mondo test nucleari nell'atmosfera per mettere a punto bombe atomiche sempre più micidiali. La radioattività raddoppiò i suoi valori normali. Una cappa che non si fermò nei luoghi delle esplosioni si spostò pari pari anche in Italia, in Puglia, con la stessa intensità in poco tempo, al massimo un mese. La ricostruzione della storia di questi esperimenti, in parte segreti, è stata fatta dal Centro di Datazione e di Diagnostica dell'Università di Lecce, che dispone di un acceleratore di particelle. Con questa avveniristica apparecchiatura sono stati esaminati campioni di legno degli anelli concentrici di accrescimento degli alberi. Registrano le variazioni dell'atmosfera e quindi del suo inquinamento attraverso il radiocarbonio assorbito. Gli alberi, come tutti i tessuti degli organismi viventi. Dall'archeologia alla biologia, dalla fisica alla geologia, dall'ingegneria alla medicina legale, ora anche all'ambiente. Ha ampliato le sue ricerche al centro di Pesagne, unico nel Mediterraneo, con le sue tecnologie innovative che possono risalire fino a 55.000 anni fa nella diagnosi e nella datazione dei materiali. Sarà così possibile realizzare una mappa dettagliata dello stato di salute del nostro territorio, ad incominciare dalle aree industriali più a rischio nella Puglia, Brindisi e Taranto. E infine una breve descrizione del Museo dell'Ambiente a cura del professor Piero Lionello, che lo dirige. Il MAUS, un'abbreviazione per Museo dell'Ambiente dell'Università del Salento, conserva preziosi reperti fossili, molti rinvenuti della stessa pietra che è stata utilizzata per costruire i monumenti del barocco leccese. Qui vedete una foto dell'esterno del museo, collocato al centro del campo ecotecnico. Vi sono reperti fossili rinvenuti nel Salento, provenienti soprattutto dai giacimenti del Miocene e del Cretacico. Come esemplari unici, di grande rilevanza scientifica, grande mole e notevole completezza. Vi è conservato lo scheletro di un antenato degli attuali capodogli di circa 12 metri di lunghezza. Qui lo vedete, come attualmente esposto, in una successione di tre teche. L'esposizione nasce dall'appassionato impegno scientifico dei ricercatori dell'università e documenta l'evoluzione dell'ambiente salentino sulla scala dei milioni di anni, da quando, 130 milioni di anni fa, il bacino della Tetide occupava l'area dell'attuale Mediterraneo, fino all'emersione definitiva del Salento dal mare, che avvenne circa 2 milioni di anni fa. Queste sono le impronte fossili di alcuni pesci del Cretaceo, le loro ricostruzioni grafiche. L'edificio è stato recentemente ristrutturato e quest'anno, all'inaugurazione dell'anno accademico, il MAUS è stato riaperto in un rinnovato allestimento. Qui ne vedete l'interno, purtroppo al momento senza visitatori. L'attuale esposizione è il primo passo di un ambizioso progetto che intende coinvolgere i visitatori, sensibilizzarlo, informarlo e portarlo a riflettere sul ruolo che può e deve avere nella salvaguardia dell'ambiente, a partire dall'ecosistema di cui è parte. Come studenti avrete modo di visitarlo e per quelli di voi che sono interessati anche a contribuire alle sue attività.
Adesso vediamo cosa dicono di noi i nostri studenti, quindi vi mostrerò un video elaborato dall'Associazione Italiana Scienziati Ambientali della sede di con sede a Lecce, quindi l'AISA, proprio sulla esperienza che questi studenti hanno fatto nell'ambito del corso di laurea. Scegliere il percorso universitario è la prima vera scelta consapevole di un individuo, ormai abbastanza grande per decidere quali principi guideranno il suo percorso. L'occasione irripetibile di trovare persone che condividano con te la stessa visione, le stesse speranze. Ho scelto scienze ambientali perché vorrei lasciare il mondo migliore di come l'ho trovato. Ho scelto scienze ambientali perché il futuro di domani siamo noi oggi. Beh, ho pensato che conoscere i processi alla base di ogni forma di vita, i principi delle tecnologie alla base del progresso, potesse essere un buon punto di partenza per capire come aiutare l'essere umano ad uscire da una logica autodistruttiva. Ho scelto scienze ambientali perché se non tuteliamo l'ambiente, danneggiamo noi stessi. Ho scelto scienze ambientali perché questo non diventi il corpo di pochi, ma il futuro di tutti. Scegliere scienze ambientali è una grande responsabilità, in quanto tale ha le sue difficoltà. Non è semplice conoscere tutto della natura, ma non preoccupatevi, per questo ci saranno i colleghi. E i professori, sempre presenti in ogni nostra attività, anche extracurriculare. Tanto diverse qualità, ad esempio l'uso del territorio, la parità principale della superficie terrestre che adesso è sfruttata a scopi agricoli o di insediamento umano, la composizione dell'atmosfera. Con scienze ambientali saprei come dominare il coloratissimo mondo della chimica, conoscendola in tutte le sue fondamentali e più utili sfaccettature. Incuriosirà la fisica e dimostrerai le sue leggi. Scoprirai quante specie vegetali ed animali non conoscevi, nonostante siano gli alleati principali della tua vita. L'acqua che bevi, i fiumi che guardi, il mare in cui ti bagni, sono risorse preziose e capirai quando sono in difficoltà e come proteggerle. Capirai che ogni forma del paesaggio, ogni terreno che calpesti, ogni pietra sulla quale inciamperai, ha una storia incredibilmente lunga. Insomma, libri, laboratori, escursioni, tirocini, non è fantastico? Perché ognuno di noi ha sempre pensato che solo avendo consapevolezza del mondo avremmo potuto proteggere l'ambiente e aiutare l'uomo a condurre una vita di benessere come ospite di questo pianeta. Scienza ambientale per il mondo di domani! E adesso due brevi esperienze di nostri laureati che si sono integrati positivamente nel mondo del lavoro. Buongiorno a tutti voi, sono Matteo Malorgio, attualmente sono consulente ambientale presso il Ministero dell'Ambiente, dove mi occupo in particolar modo di Green Public Procurement, e sono componente del team di professionisti GPP Salento. Sono un ex studente del corso di laurea in Scienze Ambientali dell'Università del Salento. Sono passati ormai un bel po' di anni da quando ho deciso di intraprendere questo percorso universitario. All'epoca rappresentava per me una sfida, una scommessa sul mio futuro, in quanto la questione ambientale non era così centrale ed essenziale così come lo è ora. Fortunatamente, devo dire, ad oggi il contesto in cui viviamo è profondamente cambiato. L'ambiente è diventato il fattore preponderante nei processi decisionali, sia politici che economici. La green economy, ad esempio, è l'unico settore dell'economia mondiale a non aver risentito degli effetti negativi causati dalle crisi che si sono succedute purtroppo negli ultimi anni. Ho avuto la fortuna successivamente alla mia laurea di poter affrontare esperienze lavorative davvero variegate ed è proprio questo, a parer mio, uno dei punti di forza che il corso di laurea in scienze ambientali garantisce.
Mutuando questa capacità proprio dall'ambiente che ci circonda, il corso di studi offre l'apprendimento di skills davvero differenti, che permettono di reinventarsi e ricoprire diversi ruoli, sia nelle pubbliche amministrazioni che nel settore privato. Non mi resta che farvi un grosso in bocca al lupo per il vostro cammino universitario ed augurarvi un futuro ricco di soddisfazioni. Grazie. Ciao ragazzi, io sono Lucia e mi sono laureata nel 2017 in scienze ambientali. Adesso invece rimango dalla mia stanza a Milano, che è la città in cui vivo e lavoro da circa 10 mesi. Io mi occupo di consulenza nei principali sistemi di gestione aziendali, quindi qualità, sicurezza e ambiente. Questo mi permette di spolverare ogni volta qualche nozione imparata durante 5 anni di università. Se mi venisse richiesto qualche volta a quale corso di laurea mi iscriverei, se avessi la possibilità di partire da zero, io vi direi sempre scienze ambientali, perché è un corso di laurea che riesce a darti delle nozioni fondamentali in vari ambiti e ti prepara verso il mondo del lavoro, che è un mondo difficile, si sa, ma ci vengono dati tutto ciò che ci serve, ci viene dato da questo corso di laurea, quindi lo rifarei sempre. Ciao a tutti. Dunque, questi sono i contatti, diciamo, con indirizzi mail, numeri di telefono per qualsiasi informazione o domanda che vi può venire in mente, insomma, curiosità di cui potete, diciamo, a cui potete tranquillamente fare riferimento. Prima di, diciamo, terminare e passare alle eventuali domande, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo live, quindi gli studenti, i docenti, tutte le persone, colleghi, i laureati, insomma, tutti coloro che hanno, diciamo, contribuito alla realizzazione di questo materiale. Grazie mille. Allora, per quanto riguarda i settori in cui si può lavorare successivamente, allora noi abbiamo moltissimi laureati, anche la laurea triennale, che hanno trovato impiego presso l'ARPA, l'ARPA Puglia, in quanto l'ARPA è da un po' di anni che apre, diciamo, con bandi all'acquisizione di laureati in scienze e tecnologie per l'ambiente, oltre che chiaramente anche laureati in scienze ambientali, quindi la laurea magistrale. Ma poi ci sono anche enti pubblici, quali i comuni, il settore ambiente, i numerosi comuni, il settore urbanistica e pianificazione, perché ci occupiamo anche di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale. Molte società private hanno necessità di laureati in scienze ambientali, in quanto spesso, no, sono, diciamo, richiesto alle società, alle diverse organizzazioni, o di dotarsi loro stesse di sistemi di gestione ambientale che permette alle organizzazioni private di poter accedere a determinati finanziamenti, o anche quando devono comunque fronteggiare problematiche legate all'impatto ambientale e quindi devono effettuare studi di impatto ambientale. Quindi direi, se non ci sono ulteriori domande, io, diciamo, li manderei ai contatti che secondo me sono essenziali per che domande possono sempre venire dopo, e vi ringrazio per aver partecipato e spero di vedervi presto iscritti al corso di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente. Buona giornata.